Per Cota l'adrenalina cresce e non soltanto per l'esito negativo della sentenza che ha dichiarato lui e tutta la sua giunta illegittimi per elezioni truccate. Cresce perché oggi alle ore 17 le sue truppe si schierano, pronte a marciare contro una decisione che secondo il governatore del Piemonte è del tutto vergognosa. Le truppe sono mosse dal segretario della Lega Nord Matteo Salvini, perché ad essere indignati non sono soltanto Cota & Co, ma anche l'intero centrodestra, in particolare le camicie verdi. Sì, perché la sentenza del TAR che ha decretato la falsità delle elezioni ha definitivamente riaperto una grande voragine, quella tra centrodestra e centrosinistra. Questi ultimi spalleggiati senza sosta da giudici e giornalisti, una specie di setta contro la quale oggi Salvini e le truppe si muovono. L'appuntamento alle ore 17 sotto la sede del Consiglio regionale e poi via, fiaccolata fino alla prefettura. Giù le mani dalla Lega, giù le mani dal Piemonte. Per Salvini si tratta di un accanimento berlusconiano, quello dei giudici, un duro colpo alla democrazia del nostro paese. Nello stesso giorno salta la giunta leghista e viene assolto il comunista. Ci dicano che nelle schede elettorali deve esserci solo il simbolo del PD, così ci mettiamo in cuore in pace, deve vincere la sinistra. Che Salvini si riferisse a Chiamparino, del resto non c'è da stupirsi. Chiamparino, probabile candidato del centro-sinistra, è uscito indenne da tutta quella storia sui Murazzi e neanche a farlo apposta si offre volontario per le prossime elezioni anticipate, pronto a portare un po' di profumo renziano anche nella nostra regione.